Simers. e non ben sul mio canale o benvenuti sul mio canale io sono paluccia sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra nozze sì, stavo dicendo nozze so Berry challenge ragazzi buonanotte della nostra rex tour ricis dalla povertà alla ricchezza allora siamo qua, ragazzi, con la nostra Sibilla che sta cercando di spiegare un po' la situazione a sua figlia. Perché vi ricordo che nello scorso episodio si è unito all'unità familiare <ride> Max con il piccolo. Guardatelo, eccolo qua. Il piccolo Maximilian è tenerissimo ragazzi e perché sì ragazzi perché ci sono dei problemi purtroppo tra lui e Mirtilla non riesce proprio eh, quest'ultimo anno dicevo non riesce proprio ad accettare eh, l'idea comunque di dover fare sacrifici per eh, il piccolino l'idea di essere diventata madre lei assolutamente non voleva lei fosse stato per lei lei non, non avrebbe mai messo alla luce il piccolino ehm, e quindi ora Diciamo visto che la visto che la situazione, è proprio ragazzi, ha toccato un punto apparentemente di non ritorno, eh, Max ha chiesto alla a nostra Sibilla se si può ospitarlo per un po'. E lei ovviamente ragazzi come può dire di no? Quello comunque è il suo primo nipote, è eh, giustamente, no? È diventata nonna, anche se voglio dire, guardate che giovincella. Che, che è. a proposito tesoro, ma quanto ti manca per... Eh beh, tre giorni tesoro mio, tra tre giorni diventi anziana, non ci posso credere. Ebbene sì, e quindi... Ehm... Um... Ora deve spiegare a sua figlia: guarda, tesoro, non è facile come scivolare su una buccia di banana. Diciamo che tua sorella ha commesso un enorme errore. Si sta comportando peggio di un dinosauro nei confronti di tuo cognato. Quindi devi capire che in questo momento è responsabile di tua madre di accogliere la buccia di banana. Capisci, tesoro? E lei, no, mamma, eh, sinceramente non capisco. Perché, sì, immaginiamo che. Ehm, questa qua la mattina si è svegliata ragazzi e si è ritrovata la stanza che era di Lucilla occupata da Max e dal piccolo e quindi ovviamente... Mamma scusa ma... Cosa cappero è successo? Perché Max si trova qui. Vedi, noi siamo ragazze di mondo e dobbiamo capire che ci possono essere anche queste difficoltà in famiglia, tesoro. Sì, ma ma di preciso, cosa è successo? Um, Mirtilla ha fatto una bidonata a Max? Eh? Perché mi lasceresti come una statua se mi venisse a raccontare che l'ha tradito. Ma no, tesoro, non è quel tipo di musica. È scoppiata una guerra perché, vedi, tua sorella non accetta la maternità, purtroppo. Beh, non deve essere proprio una festa, però ehm, è un po' una risata esterica, veramente, ma questa famiglia, questa penserà no, perché vi ricordo che lei, eh, ragazzi, la, è quella che ha preso proprio peggio la separazione dei suoi genitori, no? Il fatto comunque che Beran ehm, non viva più in casa con loro, che appunto Sibilla l'ha cacciato via, appunto l'abbia cacciato via e eh, diciamo che per lei pure questa notizia. Cioè, um, non è bella, voglio dire. Lei sta pensando: ma questa famiglia, ma che cosa succede? Ma che sono impazziti. Tesoro, non preoccuparti, comunque vedrai che presto una dolce melodia tornerà eh, ad albergare in tutti noi. E lei sì, certo, come no, mamma. Guarda, me di me non alberga proprio un pero in questo momento. Ok, vedo solo giornate di pioggia all'orizzonte, se per te lo devo dire. Tesoro su non indossare questa maschera di risentimento in questo momento su devi cercare di essere ottimista e di avere sempre un sor sorriso sulle labbra e lei si sì, vabbè ciao ok eh, eccolo là si è svegliato ma guardate lui lui proprio col sorriso ragazzi vedete cambia il pallonino sporco lo nutre a lui non pesa il fatto di essere diventato padre cioè lui è felice comunque voglio dire eh, ricordiamoci che sta insieme a Mirstila da tanto tempo quindi poi vieni qua tesoro, ti fai una colazione, eh, prendi degli avanzi mh, molto rapidamente. E anche tu, cara, direi che è proprio il caso che vai in bagno e poi ti lavi le mani. Quindi a lui dispiace molto che mh, comunque, ragazzi, ecco, Mirtira l'abbia presa così male. Perché eh, lui, cioè, nel senso, è proprio. La, lui ha proprio subito un cambiamento da quando è nato suo figlio. Guardate come lo guarda. C'è, cioè, proprio entusiasta, ragazzi di questo bimbo. È come se avesse cambiato la vita, secondo me, ok? E quindi non, non riesce a capire come se uno come lui, diciamo, che è sempre stato un po' <coughs> particolare per non dire altro, come carattere, già da bambino. Ehm, se uno come lui è riuscito comunque a cambiare, grazie a questo piccolo frugolo, perché non può riuscirci? anche Mirtilla, ecco, usa interazioni maliziose con 5 sim e sale di livello in videogioco, eh, però caro devi riposarti perché è um, una tragedia se non qua, e quindi ragazzi, sì, in questo momento, eh, diciamo che non è proprio facile la vita qua, eh, ragazzi, non è proprio facile, lei comunque sente anche, come posso dire, un certo peso perché voglio dire lei sì lo so poi lavorerai perché comunque ragazzi lei ecco fa un dipinto fiducioso trova la fiducia tesoro perché lei ragazzi sta per diventare anziana come abbiamo visto e quindi si sa no una mamma eh, poi soprattutto quando gli anni iniziano a passare comunque no eh, vorrebbe sempre vedere i suoi figli sistemati i suoi figli sereni che vivono tranquilli e invece non è così eh, tesoro chi ti scrive? Eh, magari un'amica che dice guarda ehm, stai per fare tardi, eh, la prof è già in classe, dove sei? Eh sì tesoro ora arriva, e quindi sì è veramente ragazzi una situazione difficile perché immaginiamo, cioè mettiamoci per un momento nei panni di Sibilla no? Eh, non è facile comunque non star serena perché vedete... Lei sta tranquilla per quanto riguarda Priscilla, cioè Priscilla si è sistemata, si è sposata, eh, conosce ormai Alessandro Danni, sa che è un bravissimo ragazzo, ha cioè una famiglia un po' particolare, però voglio dire, non è che la, beh, parla lei, ragazzi, voglio dire, però sa comunque che, fra virgolette, concedetemi il termine, è in buone mani. Eh, e invece analizziamo tutto il resto. Allora, Domitilla è che ve la qui, ma non è la camminata perché è stanca, è proprio perché, ragazzi... Come dire, è come se avesse un po' perso fiducia ehm, Nella famiglia nel, In quelli che sono i valori Che sua madre ha cercato di trasmetterle Ok? E eh, poi ah, eh, ecco ha Ecco, per il nipotino questo dipinto che tenera Poi ha ah, dall'altra parte, ragazzi Lucilla che da poco è andata via di casa eh, Vivere da sola Ancora tutto un po', no? Eh, così, diciamo, nulla di definito eh, Tesoro, tu magari potresti tipo Fammi vedere un po' com'è la sua, tua situazione. Eh, no, tu dovresti proprio la, studiare sodo, tesoro. Mi dispiace tanto. E poi dicevo anche Mirtilla che ha questa situazione con Max. Cioè, ragazzi, non è, non è facile. Voglio dire, tesoro, tu pure lavora sodo. E eh, quindi no. Non sta serena, ragazzi. Non, non riesce a star serena. Scatta una foto a prati a prati di nessuno, ma perché dobbiamo scattare una foto? Vabbè, mi pare a conoscere Sima sì, il mercato delle spezie. Va bene, caro, lo farai. E quindi sì, la nostra è preoccupata. Eh, C'è poco da fare. Chi è? Tra mezzino in bagno. Oggi abbiamo trovato Domitilla, ma perché chiamano te? No, ragazzi, vabbè. Oggi abbiamo trovato Domitilla in uno dei bagni che mangiava un tramezzino. Eh beh, ragazzi, mangiare un tramezzino in bagno è proprio vietato dalla legge. Non lo fate mai, mi raccomando, perché. Eh, proprio arrogo tutti, nessuno se l'aspettava e non sappiamo bene cosa fare. Eh beh, capite, è una cosa che lascia così, no? Un po' stabilizza. Ma abbiamo ritenuto di doverti avvisare. Eh, certo, è proprio sbagliato quando hai fame e ti scappa. Lui direbbe proprio, ragazzi, quando hai fame ti scappa. Perché voglio dire. Grazie, caro, per aver fatto diminuire l'educazione. Allora, dunque, mh, analizza un libro, perché poi lui è un topo di biblioteca. Chi, chi l'avrebbe mai detto, eh, ragazzi? Scusate, ma ci mancava l'elicottero. Allora, dunque, uh, no, il libro sui vampiri non ci interessa. Magari fai una coccola al pargolo e lui, forse, vedete, inizia il raduno del club perché forse lui sente il bisogno di parlarne con qualche amico. Eh, vedete quei rinnegati probabilmente perché no perché no ragazzi ce lo vedo però mh, se fa un raduno non lo fa di certo dove lo fanno di solito lo dovrà far qui perché e magari inizia il raduno ma restate qui esatto immaginiamo che lui abbia chiamati come per dire ragazzi eh, qua è un casino io ho veramente bisogno di voi e eh, vi pare che ragazzi, che i rinnegati non arrivano in soccorso? Eh, voglio dire, a voglia. Eh, che vedi qua, to. Il trio monnezza. Allora, dunque, vieni qui, eh, vai qui insieme. Ah, fermi tutti, ragazzi, perché... Eh, no, vabbè, qua non c'è bisogno di bloccare. Qua sì, perché se no cominciate a... Tutti tranne i membri dell'unità familiare, andarvene in giro quando non dovete. E non è proprio il caso... Blocca la porta per poi tutti tranne i membri dell'unità familiare, eh, tesoro poi li bloccherai come ti pare, ah, questo è l'ufficio di tua suocera per carità, um, sì qua pure e qua assolutamente pure, vai, vai lì con loro caro, vai. E magari lui viene e li saluta. Ok, ma che te presentazione amichevole! State in questo gruppo da, da secoli, cioè state invecchiando e siete ancora dei rinnegati. Io non lo so, vabbè, ragazzi, una tristezza. In teoria loro si conoscono dall'infanzia, e tanto questi vanno comunque nelle stanze e fanno quel che gli pare. Grazie per essere venuti, immaginiamo, no? E loro lo vedono diverso. Ma, ma che succede? Ti vedo strano, ma soprattutto perché ci siamo radunati qua. Ecco, Doridi, vabbè, ragazzi, scusate. Quali sono le interazioni di sto club? Perché io non ho mai giocato con questo club. Oh, fra nove giorni diventi eh, diventi adulto, cappero. Allora, no, eh, fatemi vedere un po'. Allora, qua si può usare interazioni perfide, vabbè, con quegli altri. Interazioni maliziose, con tutte, e poi sabotare. 5. Ecco, non mi sabotate le cose, vi prego, non andate a sabotarmi la roba, per favore. Eccolo qua, no, allora. Fermi tutti perché non esiste. Ma, ma ce ne rendiamo conto, ragazzi? Togli sta roba. Cioè non... Basta proprio fine. Questo è... Siete cresciuti ormai per sabotare oggetti in giro. Portali fuori per cortesia. Perché mh, mi avete già rotto il pero. Vai su. Tutti fuori. Devi presentarti anche con lei. Vabbè, fai una presentazione divertente. E poi immaginiamo appunto che. Eh, se non è che ti apprezzino molto immaginiamo che chiedano ma uh, senti ma puoi spiegarci uh, a gran voce perché insomma siamo qui oggi come mai stai non ci siamo radunati al solito posto perché ragazzi ho oh, vivendo una situazione difficile ah sì ho letto sullo smartphone la notizia che sei tornata a vivere qua beh dai tutta pacchia no uh, è come stare in un videogioco se ci pensi eh, insomma, Ulrike, no, ma mm, anche no Guarda, non è una questione di soldi mm, Quelli non mi mancano Beh, ma allora qual è il problema? Lo so io qual è il problema eh, Illuminaci, tesoro, qual è il problema? Non lo sai, in realtà, non è vero, non sei una frappa E eh, lui, diciamo, che spiegherà In realtà la situazione, ragazzi, è proprio out Da pollice in giù Perché ora vi spiego mm, Ma penso di aver capito, caro, sta dicendo lei Beh, insomma, eh, cerca di chiacchierare Insomma, spiegaci, cos'è questa situazione da pollice in giù? Vuoi che andiamo a infastidire qualcuno? Per favore, potete cercare di essere seri per un minuto. Eh, tesoro, il club dei rinnegati si chiama. Eh, quindi, voglio dire, dovevi, dovevi aspettartelo. Guardare lui, dispiaciutissimo. Del tipo, oh, ho fatto qualcosa che non dovevo. Eh, forse sì, tesoro, mm, effettivamente vedete eh, con la mia compagna c'è questa situazione, lui si, dis si dispiace però, guarda mi dispiace veramente, mi dispiace proprio tanto, non credevo che, mamma mia una vera e propria guerra è scoppiata eh, con la tua compagna da quando è nato tuo figlio, se non fossi una pittrice ma una scrittrice ci potrei scriverci una storia, sì, eh, non è del cibo anche che mi consolerà, vedi Morgan, eh, la vita quando capitano queste cose è difficile, ma lo dici a me, guarda che io sono un artista, ho proprio la passione per l'arte, quindi di guerre ne capisco, ma cosa c'entra tesoro, vabbè. Questo parla da solo, ragazzi, sono veramente felice di questo. Eh, tu sei una mixologa tesoro, vabbè. Ragazzi, non, non ho parole. Dove sta andando Ulrike? Se va a sabotare qualcosa... Le saboto io qualcos'altro. Che cosa è successo? Qualcosa è. Ragazzi, allora io sostituisco una volta, poi però non mi rompete il pelo perché. Ma dove è andata Ulrike? Fuori, non lo so dove è andata, ragazzi. Eccola, dove sta andando? Voglio capire. Oh mio dio, vabbè. Immaginiamo che tuffati per il gruppo, tuffa bomba. Comunque, dai, su. Adesso non ne parliamo, sai che dovresti aver bisogno di me? Eh, tesoro, non facciamo troppo la. Eh, ci siamo capite? Chi è qua che sta chiamando? Sì, rispondi a tua figlia, certo. E ehm, secondo me, un po' Morgan ci prova, ragazzi. Ve lo dico proprio eh, sinceramente perché voglio dire, è un Villarreal dopo tutto. Ehm. Una ci tiene a sistemarsi, diciamo, secondo me. Allora, eh, vogliamo fare questo tuffo in piscina. Lui si sì, ha sentito il bisogno, secondo me, di mh, confrontarsi un po' con quelli che sono i suoi amici, da sempre. Ora lasciamo perdere il fatto che sono praticamente dei teppisti. Tra un po'. Però. Oh, da 10. Ecco il tuffo, ragazzi. Avete visto? Eh, mazza. Oh, veramente? Nessuno sarebbe in grado di farlo. Eh, sì, ci vuole veramente. Guarda, tesoro, anni e anni di allenamento. Um, complimenti, davvero. Non hai perso il tuo charm. Eh, certo. Va bene, ok. Racconta una storia buffa, va bene. Lei torna, ragazzi. È tornata da scuola e sente magari. Eh, il bimbo piangere. Quindi potrebbe provare a venire qui. Cambia il pannolino sporco, patata, perché. Come dire, intanto puoi allenarti, fare pratica. E lei, oh, mi devo anche occupare di un neonato adesso, tutte le responsabilità sono sulle mie spalle. Sì, perché secondo me, ragazzi, Domitilla, io la vedo molto più, um, più grande in realtà, ragazzi, dell'età che ha. È come se, se veramente lei um, tendesse un po' a. Uh, come posso dire a caricarsi anche di responsabilità che non sono sue. Ecco, diciamo. Poi tesoro, vai a farti un pisolino perché eh, sei a pezzi. Comunque non preoccuparti, secondo me hai fatto bene a traslocare qui. Capito? Tu sei un dolce come un muffin con quel bambino e lei, secondo me, non ti merita. Io spero che questo gesto la convinca, insomma, a cambiare musica perché altrimenti vi dico che Volerò lontano con mio figlio. Beh, certo, la situazione non è facile. Non è come eh, una partita insomma di baseball, giusto? Ma certo che non è facile. Beh, insomma, ammazza ragazzi. Ci vuole. Caliamo la maschera. Secondo me dovresti separarti da una così. Ma guarda, io al momento non lo so. Per ora. Ho pensato bene solo di trasferirmi. Io spero che questo trasferimento scateni qualcosa in lei. Secondo me qui c'è qualcosa che puzza. Oh mio dio, non sono io. No, tesoro. Non stiamo dicendo che sei tu. Eh, ci mancherebbe. E quindi magari lui, eh, caro, termina il raduno. Perché sì, direi che è proprio il caso. E io ragazzi, direi che visto che siamo stati un po' di tempo qui con. Ehm, eh, sì, tesoro, devi andare in bagno e farti una doccia. Siamo stati, dicevo, un po' di tempo qui con Max, abbiamo un po' capito. Eh, fai un pisolino, tesoro, veramente non è difficile come la pensa anche Domitilla, la sua reazione. Diciamo, no? abbiamo visto Max comunque che eh, ha sentito comunque diciamo il bisogno, eh, in questo caso anche impellente, di ehm, diciamo confrontarsi no? con quelli che sono gli amici d'infanzia, gli amici da sempre, diciamo. Quindi abbiamo trascorso chi è adesso? Chi è? Ti va di passare del tempo assieme stasera? Ma questa è distrutta, tesoro. E stavo proprio pensando, ragazzi, di andare a trovare Lusilla, perché Lusilla, ragazzi, si è trasferita già da qualche episodio nella sua nuova abitazione. E non la siamo ancora andati a trovare. Uh, promossa creatrice di tele. Brava, tesoro. 6 simoleon in più all'ora per un totale di 35 all'ora. Ha anche ricevuto il seguente bar di, di 587. Simole. un raccoglitore per tele da pittura. Trae ispirazione dall'arte. Assume un agente al telefono. Perché no, tesoro? Potresti assumerlo, un agente. Eccola lì. Oh, sono così stressata. Tutte le responsabilità sono sulle mie spalle. Tesoro, ora ho capito da chi hai preso tua figlia. Ora ho capito. Se sì, sì, l'ho capito decisamente, e quindi, ragazzi, a questo punto io andrei um, a trovare appunto Lusilla, come stavo dicendo, perché sono curiosa di um, vedere un po' come si è sistemata. Però, prima magari ecco, l'hai fatto per tuo nipote. Dai, mettiamolo qua. Facciamo in cornici alla tela. Vieni qua, tesoro. Così um, no, sei troppo stressata. Allora, fai una cosa, guarda, um, Fai un po' di zapping, perché secondo me sei stressata parecchio. E quindi, ragazzi, a questo punto noi ci vediamo a casa di Lucilla per vedere, appunto, come va. Ok, ragazzi, siamo sempre ad Oasis Springs, uh, direi che si nota. Ma chi è? Oh! <gasps> ne è venuta a trovare la piccola Lucilla, non tanto piccola ragazzi, e perché mh, questa è la casa che io ho scaricato appunto per Lucilla che sta preparando mh, qui la cena. Io ragazzi non sono sicura al 100% perché non me la ritrovo più nella mia biblioteca, però dovrebbe essere una creazione di Sentex on Fire. Se non ricordo male, e dovrebbe essere una casa che aveva tipo realizzato in realtà per i coniugi pancake. Però, ripeto, queste eh, non vorrei dire sciocchezze in realtà, perché mi ricordo vagamente: questa casa l'ho scaricata un bel po' di tempo fa. Ehm, dalla galleria, però eh, dovrebbe essere così. E lei sta qui ragazzi, si è trasferita in questa casa ragazzi che è voglio dire fantastica, ve la mostro molto rapidamente, qui c'è la piscina, un angolino fuori, stupendo, ehm, vai poi ad accogliere tuo padre tesoro, invitalo ad entrare, lascia stare qua qui vabbè un angolino per poter dedicare per poter dedicare del tempo al giardinaggio qua vabbè per stendere, lavare insomma così io questo spazio l'ho già ragazzi trovato non ho modificato nulla di questa casa perché mi piace così com'è e ho trovato questo angolino quindi questa ragazzi è la macchina per fare i cupcake insomma i dolcetti così questa invece è una console per DJ e io ho pensato cosa visto che la nostra ehm, come tratta Comunque, no? Amante della musica, oltre vabbè, a vabbè, gelosa e sicura, pensavo che magari la nostra potrebbe intraprendere un lavoro mh, sempre riguardante la musica. Però me la immagino come una DJ. Noi, nella nostra fantasia, eh, immaginiamo che lei faccia appunto la DJ. Papà, ma um, eh, tutto no. bene, che ci fai qui è successo qualcosa? Ma no, tesoro, papà, è venuto a controllare se ti sei sistemata, se è tutto a posto. Vedete, non ho proprio toccato niente, tanto che qui c'è uno zaino mh, non che alla serva. Allora, questa diciamo, ragazzi, è l'entrata. Guardate che bella questa casa, qui c'è um, il salone, meraviglia delle meraviglie, ragazzi! È proprio mh, non lo so, non manca niente, è veramente stupenda. Poi qui abbiamo la cucina. Con eh, relativa sala da pranzo appunto un angolino bar, si va da questa parte dove c'è uno studio con questo coso. Qua, che vabbè, è puramente decorativo. Insomma, ehm, qui un bagno, una stanza vuota, e è perfetta questa stanza vuota perché si sì, può dedicarsi qua volendo, ma non, non penso che questo poi lo toglierò. Ehm, qui una camera da letto, appunto che è quella, diciamo no principale, diciamo. Uh, un altro bagno e insomma voglio dire c'è tutto il necessario ragazzi perché la nostra forse manca la tv o forse non l'ho vista io è possibile eh, ragazzi ma non mi sembra di vedere la tv quindi forse magari vabbè più avanti metterò la tv però insomma eh, ah sì scusate è qui la lavanderia mi ero dimenticata di questa di questa zona quindi posso lavare ehm, con la lavatrice insomma oppure Appendere al filo stile di biancheria poi per far comunque tinozze e tutto il resto. Allora parla un po' con tuo padre, mm, rallegralo tesoro papà è così felice di vedere che ti sei sistemata così bene ma la ricerca del lavoro papà non ti preoccupare ma che vai visto <ride> venderò pancake eh, no vabbè cupcake no beh tesoro non è quello il, um, il tuo lavoro beh dei mobili molto belli tesoro del resto hai sempre avuto eh, del buon gusto e ho visto che puoi dedicarti anche all'arte c'è cioè un angolo per l'arte non sei un lama come tuo padre tu sì che stai fare scelte ponderate non come me mi sono comportato così male, papà, adesso su, I'm coraggio, so. tirati su, perché non devi sempre solo pensare alle cose negative, lui, eh, tu non puoi capire, lei sente un po', insomma, a disagio, perché magari suo padre, eh, guardatelo ragazzi, ha uno sguardo un po' spento, secondo me, Beran, lui, secondo me, sente veramente tanto la mancanza di casa, quindi fai una conversazione profonda con lui e poi magari lo abbracci. Abbracciala affettuosamente dicendogli papà ma dai ma ora fermati per pranzo stavo finendo giusto di cucina cioè per pranzo dire, per cena eh, Riprendi l'insalata giardiniera fermati a mangiare qualcosa qui con me eh, Anche perché insomma no la fame <ride> Chiama e notare ragazzi il nuovo look lei mi piace tantissimo con questo taglio di capelli non lo so la vedo un po dai E eh. mm. Mm, 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 mm. Ma è un'imboscata, tesoro. In realtà, hai invitato entrambi i tuoi genitori per costringerli a fare pace. È invita ad entrare su, sai. Non sono, sono stato pulito nei confronti di tua madre. Oh, C'è tua madre, eh? Sì, diciamo che ha invitato qualcuno. Mamma, eh, oh mio dio, ha invitato anche lui. Forza, vi prego, non fate così. Sapete che io vi voglio bene. Voglio bene entrambi, non posso più, insomma, vedervi così. Però tesoro, mamma stava lavorando, mi ha invitato qui con la scusa di farmi vedere il letto nuovo e invece, eh, eh, mi hai teso un tranello. Eh, no mamma, non dire così. Azioni, forma un gruppo. Comunque almeno la casa... Dai, c'è pure Mirtilla. No, non ci credo, ragazzi, veramente. Vabbè, vediamo se verrà a bussare, ragazzi, non lo so. Perché magari è solo nei paraggi e non ha intenzione di venire qui. Eh, su, dai, finisco di preparare la cena, papà. Ti prego, cercate di parlarvi, ok? Nel frattempo io preparo: tua madre preferirebbe vedermi in manette piuttosto che parlare con me, te lo dico io. Oh, papà, dai, ora non esagerare. Non, non posso credere che mamma arriverebbe a una cosa del genere. Tu leggi troppe storie dal, dallo smartphone, forza? Eh, vediamo un po' cosa succede. Questi due m, faranno qualcosa. Ecco, uno a ponente e uno allevante. E, eh, ragazzi, dovete cercare di parlare. E secondo me adesso invece sta arrivando pure qualcun altro eh, che ve l'ha qui. Cosa fai, tesoro? Uh -huh. Ciao! Lei diciamo che cerca per sua figlia. Bah, ciao Sibilla, come stai? Tutto bene? Anche perché voglio dire, ragazzi: eh... Ora è un bel po' che questi due non si parlano. Io lo so di essere stato veramente un dinosauro con te, però se solo tu riuscissi a perdonarmi, vabbè, immaginiamo che non. Senti, guarda, um, forse sarà stata dura a cacciarti via. Mi dispiace, ma questo trasloco per ora um, secondo me è l'unica soluzione. Tesoro molla il piatto e vieni qua ad accogliere anche tua sorella, invita ad entrare anche lei, uh, che come potete vedere, forse ragazza è in cerca di supporto perché um, il suo compagno le ha detto bye bye tesoro prego entra posso posso sei sicura non rovino niente sei impegnata no figurati come stai perché eh, voglio dire ragazzi le notizie viaggiano no veloci di più come stai tutto bene ho saputo insomma di max sappi che puoi sempre contare su di me perché sì ragazzi lei in realtà è alla ricerca come potete vedere dell'anima gemella e non vuole giudicare sua sorella però una parte di lei che ancora non ha trovato il grande amore si domanda com'è possibile che sua sorella lo butti invece um, nell'immondizia per non dire altro, ecco, diciamo così. Anche se vi ricordo che lei aveva iniziato a conoscere il caro Wolfgang, anche se ragazzi, vi dico la verità, questo ce l'ha tutte. È instabile, è perfido, è pessimista, non lo so. È eh, una tragedia praticamente. Hanno creato una tragedia invece di un sim. Comunque, dai, vieni unisciti a noi. Immaginiamo, stai dicendo, rimani insomma unisciti a noi, no? Vieni a chiamare a tavola tutti, tesoro, e poi aggiungi soprattutto al gruppo tua sorella perché voglio dire una piccola cena di famiglia e magari. Eh, potrebbe anche no, ragazzi. Potrebbe mm, 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 no, sciolgo un attimo il gruppo, ragazzi, lo ricreo. Preferisco. Eh, potrebbe anche, come dire, essere un'occasione. Questa, eh, per permettere anche a Beran, che comunque diciamo, è rimasto un po' indietro con le notizie eh, di questa famiglia. Di comprendere un po' la situazione, cioè anche tutta la storia, per esempio, di Mirtilla con Max, no? Ma c'è la tv però, mi sa, perché sento rumore che è qua. Tesoro, sei riuscita ad accendere una tv che io non ho visto? Bene, mi fa tanto piacere, poi guarderò meglio. Allora, forza, andiamo tutti a tavola. Non puoi dire se non si fredda, però vabbè. E, e quindi um, lei cercherà comunque no, di um, Ecco, chiedere della giornata, per esempio anche a lei, magari allora... Mamma, come, come sta andando a casa, lei la prenderà un po', ragazzi, no? Una ecco, conversazione personale profonda. Dopodiché, secondo me, comunque, ragazzi, lei farà anche una sorta di conversazione, ecco, con sua sorella. Eh, quindi, come va, papà? Eh, la vicina ha smesso di fare tutto quel baccano. Questa invece sta proprio. si sta ingozzando come al solito suo. E quindi, ragazzi miei, sta famiglia veramente. è una tragedia. Mm, sì, ci sono diversi problemini, insomma, eh, non è proprio facile come situazione. A casa, mamma, come va? Sta andando tutto bene, lei con le orecchie dritte per cercare di carpire tesoro. Mm, non è la morte di nessuno, insomma. È una situazione che si può risolvere. Forse dovresti, come dire, fare un passo in avanti verso Max? Non è meglio che cucini Muffin invece di esprimere questi pareri, tesoro? Io concordo con tua sorella, insomma, è vero che ho dato a Max il, il suo cassettone, però avrebbe bisogno comunque di una compagna e di una madre per suo figlio in questo momento. Vi prego sempre la stessa musica. Ma perché? Che è successo lui? Um, ha cambiato letto, ha deciso di non dormire più con me, va bene, facesse quello che vuole, ma perché? Um, Insomma, eh, cosa è successo? Qualcuno vuole aggiornarmi? Mi lasciate come una statua, io non, non so cosa è successo. Eh, sono dovuto partire, sai, per un viaggio di lavoro e quindi, eh, non lo so, eh, è la storia di un romanzo che mi sono non ancora letto? Oppure, tesoro, vedi, a volte con un poco di zucchero la pillola va giù. Eh, lo so, hai ragione, anche tu. Quindi, con questa perla di saggezza, ragazzi, della nostra Lucilla, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Nel prossimo ragazzi io sicuramente tornerò in casa di Sibilla perché... Um... Sicuramente, ragazzi, non manca molto al passaggio d'età del nanerottolino di casa e quindi, ragazzi, miei, il frugolo sta per crescere e io devo, devo vederlo. Sono, sono curiosissima, lo, lo devo assolutamente vedere. Inoltre, ragazzi, vediamo un po' se tornare o in casa. Fatemi sapere: preferite tornare in casa di Lucilla e assistere, magari, a un incontro con il caro Wolfgang oppure andare luna di miele con Alessandro e Priscilla? fatemi sapere fatemi sapere perché per un po' la situazione di Mirtilla sarà fra virgolette in stallo Max diciamo che in questo momento per quanto è innamorato è molto arrabbiato con lei quindi um, a meno che lei non si presenti proprio in ginocchio da te fondamentalmente um, non ne vuol sapere però ragazzi si aggiusterà la situazione in questa famiglia Ola un po' pazza chi lo sa Detto questo ragazzi se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che in descrizione nell'info box ragazzi trovate tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del canale nonché le mie playlist, ma soprattutto il link al canale dei miei amici youtuber che fanno gameplay ma cinema con i Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Andate in tutti i loro canali ragazzi iscrivetevi perché ne vale veramente ma veramente ma veramente la pena e attivate la campanellina perché in questo modo ogni volta che qualcuno di noi pubblica un video vi arriva una notifica e non rischiate mai di perdere i contenuti che portiamo sul canale detto questo ragazzi io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio fatemi sapere dove dobbiamo tornare nel prossimo se quindi da um, priscilla e um, alessandro oppure se da lucilla dopo essere stato ovviamente anche da sibilla che intreccio ragazzi vi abbraccio forte come sempre sul, sul simmers e non